Sto di nuovo a Piazza Navona, ho visitato Palazzo Althems, è più una cifra. Là ci sono varie statue, soprattutto statue di dei greci. E poi ho notato anche statue egizie. E che altro? Ah sì, poi ho notato anche reperti etruschi, tra cui vasi di bucchero. Altro. Non lo so, non mi è in mente altro di. Comunque Palazzo Althems mi piace. Nonostante l'ingresso gratuito c'era poca gente. Mi aspettavo una grande fila. Non come la fila che ho fatto per i Musei Vaticani, però comunque una fila grande, una fila lunga. Invece no, non c'è stata. Là dentro eravamo io e pochi altri. Mi sa che eravamo 5, forse 10, non lo so. Sicuramente meno le 20. Mi sa che pochi conoscono Palazzo Althems, anche tra gli abitanti di Roma. E anzi, forse gli abitanti di Roma sono quelli che meno di tutti ci fanno visita. Il problema di Roma è che lavoriamo tanto. Soprattutto c'è stanca il viaggio da casa al lavoro e viceversa. E quindi tanta gente poi non c'ha voglia di andare in giro per Roma nel tempo libero. E come posso dare torto a quella gente? Bisognerebbe bisognerebbe incentivare la residenza vicino al lavoro, come succede nella città-stato del mio romanzo. Ah, e soprattutto bisogna migliorare il trasporto pubblico. Io questi giorni no, però ricordo che quando stavo all'università ho perso il conto delle bestemmie che ho tirato mentre aspettavo l'autobus o la metropolitana. Insomma. Sì, e quindi tanta gente. Cioè. Sì, gli stranieri vengono qua perché una volta che stanno a Roma, giustamente. Visitano i musei tra le varie cose, ma gli abitanti di Roma che fanno? E niente, cioè se hanno ospiti stranieri in visita a Roma li portano in giro per i musei e per gli altri edifici storici eccetera, ma altrimenti chi io fa fa dei fasti giri qua. E infatti io capisco questa situazione, e
io nella mia situazione attuale non c'ho niente da fare, insomma c'ho tanto tempo libero e sì, questo è un lato positivo della mia situazione attuale e quindi con tutto il tempo libero che ho, c'ho tanta voglia di andare in giro per musei ed edifici storici. Ci vorrebbe una via di mezzo. Tanta gente lavora 8 ore al giorno o anche di più. Nella sede della Pietas mi è stato detto che gli schiavi romani lavoravano 8 ore al giorno, mentre i cittadini romani liberi lavoravano 4 ore al giorno. Tra l'altro varie volte ho sentito dire che nell'antica Roma i cittadini liberi facevano 2 giorni festivi per ogni giorno di lavoro. Bisognerebbe far così. E invece non è la situazione attuale. Ci stanno i lecchini, di cui io non faccio parte, che trovano un lavoro perché fanno l'interesse dei dirigenti, non pubblicano certe loro opinioni e quindi trovano facilmente un lavoro, non come faccio io che pubblico in internet le mie opinioni e tante cose, poi non piacciono ai dirigenti, quelli che tengono presso le proprie opinioni lavorano, il problema è che poi vengono sovraccaricati di lavoro, infatti tanta gente si ammala proprio per questo motivo. Io l'ho capito grazie a Ruth Nieves, ma forse devo capirlo molto prima. Poi grazie all'attuale situazione italiana tanta gente dorme per strada. Io oggi ho visto un po' dei barboni. Saranno sempre di più. Può capire a tutti che trovassi in quella situazione. Io continuerò a dire le mie opinioni, poi pure le cose che ho detto oggi non piaceranno ai dirigenti di certe aziende, pazienza. A proposito, io vorrei chiedere una cosa a voi spettatori del mio canale. Se io organizzassi una raccolta fondi su Patreon, quanti di voi accetterebbero di finanziarmi? Anche se fosse 1 euro al mese, quanti di voi farebbero questa donazione periodica? Io faccio donazioni periodiche per altri progetti finanziati da Patreon, anche per autori di canali YouTube. Certe volte faccio donazioni su Apple, quelle non sono periodiche, però comunque sono utili per finanziare progetti. Come si dice quando una donazione viene fatta una volta e poi basta? Una tantum, vero? Io una volta ho sentito questa espressione. Ci vorrebbe un dizionario del latino. Vabbè.
Ma non c'ho voglia di cercare sta cosa. Poi ovviamente sto sul telefono per riprendere, per registrare, quindi niente, non posso usarlo per altre cose in questo momento. No, è da più di 10 minuti che sto a registrare, eh? Il tempo trascorre velocemente quando registro, almeno per me, per voi non lo so. Oh, può essere pure che le mie registrazioni sono noiose, quindi per voi il tempo trascorre lentamente, quindi forse molti di voi manco sentono quello che sto di mo', perché hanno fermato la riproduzione molto prima. Che altro posso dire? Comunque, sì, era su quel discorso che ci vorrebbe una via di mezzo. E tanta gente lavora troppo, altra gente non lavora per niente. Quale dei due eccessi è meglio? E quale è peggio? Dipende. Tra l'altro, io nonostante la laurea in fisica avrei pure accettato di lavorare come operaio. Il problema è che i dirigenti mi hanno scartato a causa delle mie attività in internet. Scommette qualcuno dice io non ci voglio lavorare. Non è vero! Io ho tanta voglia di lavorare. Sono i dirigenti che mi rifiutano. Mo non mi ricordo, sì, probabilmente ho già fatto questo discorso altre volte, però meglio buon andare che deficere. Io, vabbè, per il carattere che ho, non vorrei mai cancellare queste cose che pubblico, anche perché, cioè, poi comunque farei altre registrazioni, io so così, io sento il bisogno di pubblicare le mie opinioni in internet. Mi fa sta meglio. Ma poi se io dovessi sparire da internet, poi che ci guadagno? Trovo un lavoro che potrebbe non piacermi, e allora che faccio? Lo tengo fino alla pensione? No, non mi piace. Cioè, tra due eccessi preferisco l'assenza di lavoro. Cioè, piuttosto che lavorare troppo durante il giorno, durante la settimana, avere pure poche ferie, con rischio pure di ricevere poco per il lavoro che faccio, cioè il rapporto alla qualità e alla fatica del lavoro che faccio, con rischio che il lavoro potrebbe non piacermi e poi dovrei tenerlo fino alla pensione. Ma stiamo a scherzare? E poi dite che io non ci voglio lavorare, ma dove? Sì, mi è in mente un aforisma che ho letto in internet. Non esistono lavori che gli italiani non vogliono fare. Esistono condizioni che gli italiani non possono accettare. Noi italiani dobbiamo fare qualcosa. Perché se non cambiamo noi italiani è normale
che ci stanno i fascisti al governo. Parlo soprattutto di Matteo Salvini. Su tante cose mi sembra peggio di Silvio Berlusconi. Che altro volevo dire? Ci vorrebbe un giornale, una televisione, sì, una televisione finanziata dai cittadini, però no, non parlo della RAI, no. La RAI è una cosa da buffoni. Là ce l'avrono raccomandati, no. Non è così, dimostratelo. Perché insomma la RAI viene pagata col pizzo chiamato canone. Ci vorrebbe qualcosa che finanziamo noi di nostra iniziativa, per esempio con Patreon o con Apple o con quello che è. E diciamo le cose che le altre televisioni non dicono. Vi piace questo progetto? E a me mi piace una cifra. Così può essere che il governo non fa più certe porcate, o se le fa poi se cambia governo. E quindi ecco qua. Il quarto potere è quello dei giornali, il quinto potere è quello delle televisioni, il sesto potere è quello di internet, vero? Il sesto potere ha cambiato molto la situazione, cioè ha migliorato tante cose, però tanta gente non conosce il sesto potere, tanta gente è condizionata dal quinto potere. Comunque sì, vediamo come si evolve la situazione. Vabbè, ditemi che pensate della raccolta fondi per il mio canale, eppure la raccolta fondi per la nuova televisione nazionale. Poi è chiaro, io da solo posso far poco, ho bisogno dell'aiuto di tutti voi, e non parlo solo dei fondi che mi date, parlo pure di tante altre cose, mo non mi vado a spiegare tutto quello che serve, eventualmente lo spiegherò in un altro momento. Comunque serve gente con le competenze giuste. Comunque vabbè, ditemi le vostre opinioni, io ho detto tante cose, un po' salta pure di palo in frasca come faccio abitualmente. Vabbè, mo basta, preferisco chiudere. Grazie per l'attenzione.